Ciao ragazze, di nuovo insieme a parlare di cellulite con la rubrica L'Infiltrato. Oggi parliamo della falsa cellulite. Siete sicure di avere la cellulite? Cerco di spiegarvi un po' come si fa. Se avete visto L'Infiltrato numero 4, ho parlato della cellulite in termini di buchetti, fossettine, cioè di tutto quello che si presenta quando un tessuto è realmente cellulitico come buccia d'arancia. Non sempre però questo aspetto, diciamo, irregolare della pelle è legato alla cellulite. Come faccio a sapere allora se è vera o falsa cellulite? Esiste un test, io lo chiamo il test della trazione. Dovete mettervi ovviamente a gambe scoperte, a cosce scoperte, di fronte allo specchio, in piedi, e fare una sorta di leggera trazione del tessuto. Se facendo trazione la buccia d'arancia sparisce, si tratta di falsa cellulite. In quel caso cosa dovete fare? In quel caso vi dovete occupare, qui ho portato uno dei miei splendidi disegnini, vi dovete occupare del tono sia del derma che della parte profonda, cioè dei muscoli. Perché vi dovete occupare di tutte e due? Come vedete qui il derma è attaccato, quindi la parte profonda del derma, che si chiama derma reticolare, è direttamente attaccato al nostro, diciamo, comparto, all'ipoderma, quella porzione di tessuto che sta fra la pelle e i muscoli. Quando la pelle scivola drammaticamente verso il basso, si creano questa sorta di irregolarità che sembra quasi appunto una cellulite. Quindi è importante non solo recuperare il tono di questa superficie, ma anche ridare tono alla parte profonda, cioè ai muscoli. Come si fa a dare tono alla parte, diciamo, al derma? Esattamente come la pelle del viso, quando una pelle ad esempio è disidratata in superficie o ispessita, tutto quello che voi cercate di fare a livello profondo viene vanificato. Quindi la primissima cosa è fare la normalizzazione anche della superficie della pelle del corpo. Ho già spiegato di recente in uno dei miei ultimi video come si fa la normalizzazione del corpo. A questo seguiranno poi delle cose specifiche che voi potete fare invece per proprio la qualità del derma, quindi per poter avere una elasticità e una, diciamo, un turgore del derma. Potete rivolgervi a un centro specializzato facendo ad esempio una radiofrequenza, e vi consiglio di consultare se avete un centro Bissol nelle vostre vicinanze, oppure semplicemente adottare, diciamo, usare qualcosa di un pochino più forte a casa. Casomai, se avete piacere, mi potete chiedere nei commenti cosa nello specifico. Al tempo stesso abbiamo detto che la seconda cosa da fare è quella di avere un buon tono muscolare. Ci sono pareri discordanti riguardo al tono muscolare. Io ritengo che in assoluto, per mia esperienza, i risultati più importanti li ho visti praticando le ginnastiche che coinvolgono un pochino tutto il corpo, quindi lo yoga, il pilates, la girotonica, quindi tutte quei tipi di movimenti che coinvolgono la fascia profonda del muscolo, che coinvolgono l'equilibrio globale delle fasce muscolari. Quindi favoriscono proprio una ridistensione di tutta quella fascia che avvolge il muscolo, perché è poi quella che tende in qualche modo a lasciar scivolare la superficie sugli strati profondi, creando quella che è la falsa cellulite. Spero di non essere stata troppo complicata e di avervi spiegato un qualcosina in più rispetto all'interpretazione dei vostri inestetismi. Al prossimo!